vediamo da questa lettura che è stata fatta adesso, grazie a Dio, la parabola della lampada, la parabola del seminatore che è stata spiegata meglio per filo e per segno, quando il Signore Gesù si è trovato solo, fu solo con loro e ha spiegato per filo e per segno che cos'era questa parabola del seminatore, parabola della lampada. Quindi la lampada va messa sopra in alto e non sotto il letto, e quindi la scrittura ci parla contro il monachesimo, contro le suore di clausura, contro il stare nascosti, ma l'essere una lampada in mezzo alla gente continuamente. E allora ringraziamo il Signore per la sua parola. Vediamo adesso se c'è qualcuno tra di voi e anche tra le persone che sono all'esterno che hanno qualche domanda da fare. E grazie a Dio.